Grazie. Tanto I love you. Bravissimo. Siete carichi a spingermi oggi. Tutto bene però. Siete stati di grado. Uno, due, tre, vai. Torniamo a casa. Buongiorno ragazzi che ci seguite da casa, siamo partiti da Lisbon e questa è la giornata che ci porterà a Bergen, con qualche attraversamento d'acqua sul traghetto, quindi ci vediamo dopo. Adesso facciamo una sosta tecnica per benzina e caffè e poi proseguiamo verso nord. A dopo. Che lei già pronto a partire. Ciao ragazzi, ci seguite da casa. Oggi una Norvegia bella ma meno selvaggia di ieri, però autentica. Sentiamo cosa pensano i ragazzi. Bellissima, posti stupendi, secondo traghetto della giornata. Finalmente oggi non piove come al solito, perché qua la zona è questa. Piove sempre. Che ottimismo, Seba. Mi sono lavato, mi sono, però. Sei bellissimo lo stesso. Ciao a tutti, paesaggi meravigliosi. Pure baciati dal sole, meglio di così, cosa vuoi? Senti, io ti pensavo in quest'ultimo tratto di strada, avevo una domanda. Sentiamo. Se ci fosse bel tempo, domani sarebbe anche verso di fare un bivacco in più. Lo fai? Ti andrebbe di farlo? Assolutamente. Allora, sì. Stasera si fa due chiacchiere e te. Bravo. Cristiano, com'è la Norvegia oggi? Bellissima, tempo meraviglioso, paesaggi splendidi, strade stupende. Grandissimo. Roberto, com'è la Norvegia? Il secondo giorno in Norvegia, bello, finalmente il sole, adesso sì, paesaggi
spettacolare. Sempre diversa, cambia sempre. Laghi, casette. Bello, veramente bello. È il tempo, per fortuna, che tenga. Max. Ciao. Com'è questa Norvegia? Bellissima, da pelle d'oca. Alla fine si finisce sempre lì. Bella, sì, bella. Sergio, com'è la Norvegia in moto? È tantissima roba, non me lo aspettavo. Davvero? Bene, dai. Oltre le previsioni. È più bella dal vivo o da YouTube? È vero, dal vivo è come tutte le cose, è tutta un'altra cosa. Grazie. Vista dal vivo. Sì. Vista dal vivo. Pietro, com'è la Norvegia? Meglio di una bella la miseria, non è niente mezzi termini oggi, eh? Giuliana, com'è la Norvegia in moto? Uno spettacolo, veramente spettacolare. Grazie Jonathan. No, grazie a voi. Carlo, che mi dici? Uno spettacolo, sempre lì stamattina siamo quasi già arrivati. Spettacolo, sì. Veramente magnifico. Ciao Roberto, com'è guidare lungo queste strade? Bellissimo, sia col sole che con la pioggia. Tu oggi hai detto, sembra quasi di essere in Norvegia. Esatto, perfetto, è proprio così. Adesso c'è una sorpresa, guardate qua. Si sta avviando. Certo. Ciao. Contateci un po' di voi. Chi siete, cosa fate e perché? Noi siamo di Vicenza, di Arzignano, e stiamo andando a Caponord. In tre. Tu, tua moglie e Ceres. E Ceres, bravi. Raccontare qualcosa? Niente, stiamo andando a Caponord, siamo partiti da Vicenza con la nostra cagnolina Ceres. Bravi, buon viaggio. Grazie anche a voi. Ciao. Stasera non siamo soli, vi ricordate di lui? Buonasera. Vi ricordate di lei? Ci si incontra in giro per il mondo. Per chi segue le live, lui è Claudio Monicalzi. E questi sono i suoi amici. Amici di Claudio Monicalzi. Eccolo qua, è lui. Amici di Claudio Monicalzi. Vuoi dire qualcosa? No, succede che esco dall'hotel e trovo due motociclisti e un cane. E mi dicono, abbiamo incontrato un gruppo di motociclisti stamattina, c'era anche un tour leader, un toscano, dico, sai mica Lencini? Un tour leader? Se non un tour leader. Ho già bevuto la birra. No, sai mica Lencini? Fa, sì, si chiamava così. Si chiamava. Ma dov'è? A Bergen. Dico, ma com'è Bergen? Tutta la Norvegia, tutta Scandinavia, enormi. Ci troviamo a Bergen nello stesso giorno. Certo. Fammelo chiamare. E dice, senti, non volevo invitarmi a cena qui con voi. Allora, birra e pane all'aglio. Esatto, birra e pane all'aglio. Ma non so, più le più belle cose che possono succedere sono quelle improvvisate. Quindi guarda. Assolutamente. Allora adesso. Anche se io ho il dubbio che tutto sia stato organizzato da lui, il segreto per poter cenare con te. Ah, bene, ci vuoi raccontare anche questa, Monicalzi? Sì, sto preparando il pane all'aglio. Amore per Nencini. Il pane all'aglio serve per quello che farò dopo a Nencini. Salute allora.
Andiamoci su.